Konnichiwa, cari Giappolovers, ben ritrovati qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti qui su Ghost of Tsushima quest'oggi per un nuovo episodio. Allora, siamo giunti esattamente all'episodio numero 23 di questa avventura incredibile ambientata sull'isola di Tsushima a cavallo fra Giappone e Corea del Sud, che vede il samurai Jin difendere la sua isola natale. E allora andiamo a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Ghost of Tsushima. Ok ragazzi, bene, eccoci qui, sempre ovviamente sull'isola di Tsushima, per continuare questa avventura incredibile, mamma mia, in questo videogame estremamente giapponizzante. Allora, lì ci sono degli incendi più che altro qua. Si hanno bruciato sti bastardi maledetti. Porca miseria, questo è carbonizzato. Ma sta arrivando un bel temporale, cazzarola, eh. Vabbè, vediamo un po' il da fare. Allora, vediamo un po' come stiamo messi. Allora, comunque abbiamo coperto questa parte qui dell'isola in orizzontale, però qua ci sono una marea di luoghi non scoperti. Allora, va bene, ok, viaggio rapido di qua. Andiamo a vedere, cioè voglio andare a vedere, a curiosare di cosa siano quei 5-6 punti interrogativi. Vediamo un po' qua, questo qui, vediamo un po' che caspita sia questo. Dove soffia vento? Ok, luogo ovviamente ancora non scoperto. Dai, del bambù. Allora, 100 metri. Qua c'è il sacro cervo. Vediamo un po' dov'è questo luogo. Ok, spira per di là, però voglio prendere questa cosa qua. Dai, del bambù. Vediamo un po' di qua. E vediamo un po' che caspita ci sta. Ah, qua c'è pure un sentiero. Ah, eccolo lì, vediamo un po'. Limitasso per 3. Oh, c'è la volpe, quello che mi serviva. Volpe, vieni qua, volpe. Amica volpe, Inari. Inari, dove mi porti? Al tuo tempietto? Dove corri? Vieni qua. Inari, volpe. Dov'è? Qua? Attraversiamo io un po'. Oh, eccolo! Ecco il tempietto della volpe. Grandissima volpe, mamma mia. Quanto sei bella, volpe, mamma mia. Che c'hai? Che c'hai? Che te l'hai preso? Onoriamo il santuario con la volpe. Eccola qua, Inari. Quanto è bella la volpe. Ok, bene così. Santuario Inari. Necessario ottenere un nuovo spazio per monete minori. Ne manca uno. Ok, quindi possiamo avere uno spazio per gli amuleti in più. E quella che caspita di casa è, eh? Ok, tana delle volpi completata, bene. Allora, vediamo un po' qua che caspita ci sta. Aquile mongole. I mongoli hanno un valido alleato in cielo. Se le loro aquile ti vedono, allerteranno i nemici in vicinanze. Ma no, dai. Ma che sono ste aquile? No, dai. Dove sta l'aquila? Aia, c'è quello pure a cavallo. Aia. Dove sta l'aquila bastarda? Ah, è lassù, sì. E come la prendo? Allora, qua mi dice che ci ammazziamo. Porca la miseria.
E là c'è un mongolo pure a cavallo. Vieni Kage. Andiamo in un'altra zona, va, vediamo un po'. No, cazzo, là c'è l'orso. No, buon orso. No, 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 no. Allora, via un po'. Ok, per di qua. Metri. Ah, ok. Dovrebbe essere un tempio. Un tempio shintoista. Un tempio shinto, perché ci sono i tori. Eccolo qua, secondo tori. Siamo nella tenuta di Komatsu. Ok, vediamo un po' che tempio è. Vediamo un po' se c'è un passaggio per di qua. Ti manca un genere per copiare l'ascesa al santuario. Cavolo. No, cazzo, mi sono impiccati qua. Ma che caspita. No, dai. Ma come impiccati. Bastardi maledetti. Porca la miseria. Cavolo, non ci posso andare sul santuario. Ma non mi dite, no, dai. Ma come manca un oggetto? Quale oggetto è? Vediamo un po' che dice qua. Questi portali tori conducono al santuario del Monte Tortuoso dedicato a Izanagi, Kami della creazione. Cazzarola. Ma come manca un oggetto? Cioè... No, qua ovviamente ci ammazziamo. Forse ci vorrà un rampino, mi sa. Sì, probabile, probabile. Forse un rampino. Vediamo un po'. Va bene, ok. Qua c'è un tempio. Vediamo un po' qua. Luogo ancora non scoperto. Andiamolo a scoprire dove è qui. Così per curiosità. Sì, spira per di là, però. Aio. Lì chi c'è? C'è un qualcuno. Ah no, è il cavallo, è il cavallo. Buoni tutti, va bene, ok. Da lontano non sembrava un cavallo. Non ci avevo visto bene, ok. Dai Kage. Vediamo un po', andiamo a scoprire quest'altro luogo. No, non mi frega niente il confronto. No, 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 no. Non mi vado ad affrontarli. No, c'è l'aquila pure bastarda. Allora, via un po'. Sì, ok, per di qua. Territorio mongolo. Aia. Tacci tua. E cazzarò, non la becco. Ammazzata, cazzarola, sta qui la bastarda. Spiona. Questo è un territorio mongolo, cavolo. Vediamo un po'. Sì, è segnato. Ok, come avamposto perduto. Incremento leggenda minimo. 6 acciaio, progresso forma. Territorio mongolo. L'avamposto perduto. Vediamo un po' se me lo fa leggere. E dai, su. Allora, questi portali d'oro comunque al santuario del Monte Tortuoso. Vabbè, ok, questo lo sapevamo. Ma quindi sono messi, si sono appostati qua a fianco al santuario. Bastardi maledetti. Piove pure, cavolo. Ma vediamo un po'. Qua si può salire.
Ok, abbiamo raggiunto il luogo segnato. Sì. Dai, dai, dai. Ve l'ho fatto fuori. Vi state incazzando? Ah, ma stai combattendo? Aspettate, Bonnie, che vi do una mano. Vediamo un po' di passare. Qua si può scavalcare? No, cazzarola. Ah, abbiamo finito le frecce. Vieni qua, così. Così, fatto fuori pure lui. A cazzarola. Vai così. Vai così pure a te. Non volevo beccarti, ma... E crepa. Aio. E sei tosto. E crepa. E crepa. Anche tu. Tacci tua. E fatti beccare. Sì, yatta. Capo ucciso. Capo ucciso. Ok, dove stai, frecciarolo? Cunai sono pieni. Dove stai? Sei scappato? Tacci. Ok, fatto fuori pure a te. Ok, yatta, ridammi la freccia. Bene, acciaio per 6. Bene, vediamo un po' di prendere tutto quello che si può prendere. Ferro, bene, bene. Munizioni, ottime, frecce per 5. Provviste, 7, bene. Ok, abbiamo fatto fuori un altro avamposto mongolo, bene, ottimo così. Anche se non stava in nessuna missione secondaria. Però ero curioso di vedere cosa fosse e quindi... Va bene, anche oggi abbiamo fatto fuori i nostri mongoli quotidiani. Ah, questo è pieno, cazzarola. Va bene, ok. Quello è pieno. Ok, ma qua non si può entrare? Vai, vediamo un po'. Cucù, c'è nessuno? Ah no, questi sono. Ok, questi sono i letti. Ok, vabbè, ma magari ci sta qualcosina. È in salvataggio automatico. Va bene, ok, bene. Vai, riapriti, va. Ok, lì, vediamo un po' di qua. Se c'è qualcosina. No, qua pure dormono. Ah, eccole qua, le provviste, ok. 17, buonissime. Buonissime, vediamo un po' come siamo messi con le provviste. 204, dai, ne mancano 46 per aggiornare l'armatura. Bene così. Qui, questi c'hanno, che c'hanno? I prosciutti interi, oh. Porca la miseria, qua che c'è? Vai col ferro ancora, ferro per uno. Qua c'è la fornace, fanno il pane, ho la pizza.
Qua dentro mi sa ci siamo già entrati. Diamo uno sguardo qua intorno. No, non ci sta niente. I kunai ce l'abbiamo pieni. Ah, eccolo qua. Vai così, vai col forziere. Ho messo qua l'entrata al forziere. Bomba fumogena per uno. Ok, buona, ottima. Qua che c'è, eh? Vai ancora ferro per due. Ottimo, bene così. Vai ancora ferro per due. Mamma mia la roba che abbiamo trovato. Vediamo un po' qua su, vediamo un po' cosa ci sta, eh? Provviste per 13. Ottimo, ottimo così. Ma non era affatto piccolo. Questo fortino, eh? Qua ci abbiamo sta gabbia, niente. Vai ancora ferro. Bene. Qua. Sustatore di guardia. Ok, va bene. Mamma mia, tanta roba, tanta roba. Abbiamo fatto fuori. Ehi amico, tutto a posto? Sei crepato così? Cazzarola, mi dispiace. Vai, provviste 17, bene, due potenziamenti disponibili. Ottimo così, bene. Possiamo aggiornare l'armatura. Veramente ottimo. Mamma mia, questi erano messi qua così. Porca la miseria. Hanno fatto un gran casino sti mongoli da queste parti, eh. Vai di bambù per due. E poi vediamo un po'. Quindi ok, avamposto perduto completato. Anche un viaggio rapido, bene. Possiamo, ecco qua che sbrilluccica il tempio rapo, dove possiamo con l'armaiola potenziare. Ci sono due potenziamenti disponibili con l'armaiola. E poi ci andiamo. E ci abbiamo. Ah, ok, altri questi due punti interrogativi. Cocoe, vieni qua. Ah, dai, su, ancora con l'orso. Ma dove stai? Ah, cazzarola, eccola. No, orso. Cioè, meno che non vuoi correre. Caro Kuma, te ne stai là. Ma è qua? Sì, direi di sì. Ok, vediamo un po'. Samurai, orsoroshii koto desu. Diga. Dono mukuro mo chi ga dete oranna. Nani ga atta? Ekibyou de gozaimasu. Un'epidemia. Vabbè, ma che caspita. Shimatta you desu na. Nemoi shi ni kata da. Umete yaraneba na. Yamai ga hirogaru no o fusegu ni wa moyasaneba. Shikashi, dareka no ashiato o mitsukemashita. Dou ni ka sagasaneba. Makasero. So yatsu wa isoide koko o hanare, tasuke o motome ni itta you desu. 生きておればクスシに見せるが死んでおればムクロを燃やす. Ok, luogo non scoperto, 40 metri. Allora, vediamo un po', ma qua dentro. Qua su, vediamo un po', qua su. Vai di provviste, ok, altre 7. Ok. Oh, vai anche di lino. Provviste 12, lino, ottimo per lino per 2, bene. Allora, vediamo un po', non siamo lontani dal punto interrogativo, eccolo lì. Oh, c'è un'altra volpe.
Tana delle volpi, vai così, a Zuzu siamo. Ciao volpe, Inari, conducimi al tempietto, vai. Mi fai dei butti giù di sotto così? Mamma mia ragazzi, quanto può essere spettacolare questo Ghost of Tsushima. Incredibile, va che sta in salvataggio automatico, bene. Ok, c'è l'anfratto. Cioè, ci infiltriamo, vai così. Eccolo, grandissimo, altro santuario. Vai così, abbiamo lo spazio in più. Grande Inari, grande volpe. Santuario trovato, ok, sbloccato un nuovo spazio per gli amuleti. Ottimo così. Bene così, bene così. Allora, spazio amuleto sbloccato. Puoi equipaggiarti con un amuleto aggiuntivo. Bene. Io direi di farlo subito, anche che se è fatta notte. È fatta una certa. Ah, c'è rimasto solamente questo punto interrogativo qua. Ma vediamo un po'. Allora, ok. E direi di metterci. No, il. L'amuleto della duplice distruzione. Quando attacchi al 5% di probabilità di infliggere danni doppi. Buono pure quello, tutti buoni. Amuleto delle ombre riduce la velocità di individuazione nemica del 10%. La guadagna di un 7,5 di salute. Amuleto della determinazione. Sono tutti buoni, cavolo. Allora, via un po', determinazione 1 ce l'abbiamo, fermezza, determinazione, amuleto della dell'occultamento. Vai, proviamo questo, va, ok. Bene, quindi abbiamo altri due slot da sbloccare. E ok, bene, allora, ultimo punto interrogativo, vediamo un po' qui che caspita ci sta. E vediamo un po'. Cagge, dove sei? Ma dove caspita compari così? Da dietro, ma là c'era il tempio. Vediamo un po'. Qua ci ammazziamo? Direi proprio di sì. Cazzarola. Allora, vediamo un po'. Qui siamo a Komatsu. Bello il bonsai. Allora, vediamo un po'. Ok, lì c'è la torre. Ok, bene. Devo andare giù per di là. Ok. Siamo nella zona di Tsutsu. Allora, là c'è un sentiero. Vediamo un po' di seguirlo, va. E vediamo un po' la direzione giusta? Sì, più o meno sì. Ok, vediamo un po' di seguire il vento. Ma voi chi siete? Chi siete? No, vabbè. Lasciamoli andare, va, non so chi siano. Dove stai, Kage? Ah, ecco di qua. Non so, magari stiamo facendo un'imboscata, qualcosa. Aglio il... Lasciamoli fare, va. Tocca andare per di qua. Mamma mia, vai, vai. Villaggio di Hohama. Ma è qua? Sì, ok, ci siamo quasi.
100 metri. È in salvataggio. Metri. Ma in su per di là? Cazzarola. Vediamo un po', forse ce la facciamo da qua. Ok, ok, vai che ci siamo. Haiku di Tsutsu. Oh, che è un altro tempio. È raggiunto il luogo segnato. Gli haiku. Ah, ok, le poesie, i componimenti poetici. Vediamo un po', vediamo un po'. Pensieri sulla morte. Dobbiamo guardare intorno, vediamo un po'. L'ansia opprime, giustamente. Ok, momento di riflessione, ok. Egida impavida. Mamma mia, andiamo un po'. Folta libertà. Vediamo un po' se piace. Folta libertà come componimento. Vediamo un po'. Ok, fascia della morte. Lanza opprime, egida impavida. Folta libertà, il nostro haiku. Bene, bene, ok. Lì c'è il villaggio dei pescatori, che in realtà abbiamo già visitato. Ok, questo villaggio di Hoama. Bene, che è anche il viaggio rapido. E allora direi di andare qui al Tempio Dorato e di aggiornare un attimo l'aggiornabile. Vediamo un po', tocca andare all'armaiola e vedere un po' che caspita ci dice. Allora, tanto si è fatto buio, si è fatta una certa. Andiamo un po', parliamo con lei. Spada in mano. Wakarimasen, non lo so. Ok, mappa aggiornata. Qua, Haiku di Tsutsu era qui allora. Villaggio di Omaha, di Hoama. Vabbè, ok, poi magari ci penseremo un altro episodio. Allora, dove sta l'armaiola? No, tu sei lo spadaio, ho capito. E vabbè. Dove sta l'armaiola? Eccola, eccola. Oh, bene così, bene così. Allora, uniforme Ronin si può aggiornare. Veste biandante pure, uniforme Ronin. Provviste 274, ne chiede 250. Lino 10, abbiamo 92. Vai così, acquistiamo. Ok, bene così. Riduzione della velocità di individuazione nemica 20%. Incremento dei danni da mischia 15%. Se esci dalla pampa in posizione accovacciata, i nemici ti individueranno molto più lentamente. Ok, bene. Poi ci sarebbe anche la veste bianante da aggiornare. C'era l'armatura del clan samurai. Riduzione in tutti i danni maggiore. Aumento della salute enorme. Quando subisci danni, la determinazione aumenta del 15%. Però servono 500 provviste, cavolo. Vabbè, lì noi ce ne abbiamo. Ne servono 20, abbiamo 82. Cuoio ne servono 10, ne abbiamo 21. Però le provviste ne servono 500 per migliorare l'armatura del clan samurai alla sua, diciamo, versione 3.
E qua 500 euro viste, ragazzi, a voglia voi a metterne da parte, eh? Tocca fare man bassa ovunque. Comunque, arigato, armaiola, grazie mille. E va bene, ok, quindi veramente un altro grande episodio quest'oggi. Abbiamo fatto fuori un po' di mongoli, fatto nuove scoperte, ma bello anche il periodo dell'haiku, della breve poesia giapponese. Bene, bene ragazzi, questo Ghost of Tsushima veramente mi entusiasma sempre più, non so voi, ma a me veramente fa così, veramente un videogioco incredibile. Va bene, ok, bene così, ottimo così. E allora, cari Japolovers, eccoci qui nel menu principale di questo Ghost of Tsushima. Allora, anche questo episodio numero 23 di questa avventura incredibile ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più like possibili, commentate, condividete con i vostri amici e amiche per far conoscere il Giappogamer lungo e largo. Seguitemi, se lo volete, nei miei vari social, dovete contattarmi, magari facendomi qualche domanda sui videogiochi giapponesi. Potete farlo tramite pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Basta scrivere Giappogamer in quei social e mi trovate agevolmente. In più, vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere aggiornati ai miei suoi video, episodi sul gaming giapponese e a volte anche non. E in più e infine vi ricordo anche il mio blog personale, dove scrivo di tanto in tanto news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine. Vi ricordo che sta su WordPress, che potete raggiungere al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E i prossimi episodi!